L'elezione dell'Assemblea Costituente è sempre una data storica. È un evento eccezionale per tempi eccezionali. E lo è in modo particolare per l'Italia che esce dalla catastrofe della Seconda Guerra Mondiale. Si tratta di ricostruire materialmente la nazione e si tratta di dare nuove basi, basi democratiche, allo Stato italiano. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. La decisione di eleggere l'Assemblea Costituente è del 21 aprile 1944. L'Italia è divisa in due dalla guerra. Roma è ancora sotto il tallone nazista. A Salerno, mentre infuriano i bombardamenti, nasce il primo governo di unità nazionale. Presidente, il maresciallo Pietro Badoglio. Nel governo Badoglio entrano come ministri i rappresentanti di tutti i partiti antifascisti, dal filosofo liberale Benedetto Croce al leader comunista Palmiro Togliatti, appena rientrato in Italia.